Marco Di Vaio, uno dei grandi attaccanti della storia di questi 90 anni della Piccolo Salernitana. particolare, tutte quelle tessere che abbiamo visto attaccate al muro sono tutte le tessere di Vaio quando ha cominciato a giocare, raccolte dal padre Gino, il quale aveva Una una collezione. collezione, non Diciamo, soltanto stato delle proprio a casa di tessere, non, Marco Di Vaio, ho a realizzato uno Roma, speciale tanti anni fa. non soltanto per le tessere, ma raccoglieva anche tutte le pagine dei giornali che parlavano del figliolo e lo faceva prima ancora che arrivasse a Salerno. Immagina adesso cosa sarà Sarà diventato un museo. la casa di nonno Gino, perché Di Vaio ha anche un figliolo adesso. Due. Due. C'è una telefonata, pronto? Pronto? Sì? Chi ha il telefono? Buonasera, sono Mario Ragone della Banca di Salerno. Ciao Mario, buonasera. Buonasera a te. Chiedo scusa per il ritardo, ma era solo per una testimonianza. La BCC di Salerno allora era CRAF, quando ai tempi di Delio Rossi era lo sponsor della Salernitana, che fu appunto quell'anno felice che ci riportò dalla Serie C alla Serie B. E poi a titolo personale una testimonianza come mascotte del 56 ai tempi della Salernitana di Capitan Massagrande. Un saluto Grazie. e un augurio per i 100 anni della Salernitana. E stasera non parliamo di economia, ma solo di Assolutamente, una maglietta ovviamente. granata. Non nel momento. Grazie a Mario Ragone. Sì, ha ricordato uno degli sponsor, dei tanti Sì. sponsor della Salernitana, ce ne sono stati tanti anni. Il primo sponsor, lo ricordi? Amato. Antonio Amato, Antonio quindi con la Amato finanziaria, giusto? sì, ed è stato prima ancora della Perché Amato finanziaria. era il presidente onorario della Presidente Salernitana. era già sponsor della Salernitana. Lo è stato per 12 anni e poi dopo c'è stato il cambio e si sono Ho a succeduti poi. casa, penso un po', ancora una maglia dell'attaccante alla destra, Walter Santo Perrotta, con lo sponsor, è una maglia marca, possiamo dirlo, tanto ormai qui diciamo tutto, Adidas, c'era questo sponsor Antonio Amato che mi fu. Il cui soprannome di Perrotta era Libellula. Di Libello, era di Cosenza, Cosenza, sì. realizzò un gran gol al Campania Puteolana, se ricordo, dal limite dell'area di rigori, al Vestuti, un E tiro da al lì volo. nacque gli coniai questo soprannome di Libellula. Senti, l'attaccante più forte, abbiamo visto i gol, qualche gol di Di Vaio, abbiamo visto quelli di Pisano, di Prati, abbiamo parlato di Margiotta. Perché Come si tu mi fa? hai consegnato un foglio prima, Sì, no? mi hai chiesto una formazione, io te l'ho fatta. Io In ovviamente non tempi, so cosa uscirà in video, credo che non si penso veda nulla quasi perché niente. è un Io l'ho foglio fatta in bianco. tempi rapidi, ho avuto grosse difficoltà proprio per l'attacco, Allora perché fai giocare la Salernitana con il 4-3-3. 3-3. Allora, Pezzullo in Portiere degli anni 60. portiere Pezzullo. Giocava senza guanti. Terzino destro, Scopigno. Manlio Scopigno, è stato un grande terzino nella Salernitana, un grandissimo allenatore, scudetto col Cagliari. Terzino sinistro, Vittorio Sì, Tosto. non credo Poi, di aggiungere altro è per Tosto. chiaro, uno dei due centrali, Luca Fusco, lo ricordano tutti. L'altro, Buzzecoli, per i meno giovani, per E i più giovani, anzi. Buzzecoli è stato il difensore centrale della Salernitana che conquistò la Serie A con Gipo Pigliani, giocò poi anche in Serie A, e lui e Piccinini erano i due che giocavano poi con il famoso Vianema con lo stopper e il libero. I tre centrocampisti, il primo è Valese. Sì, è il calciatore più importante che abbia espresso Salerno, ed è un peccato che non ci siano dei filmati sul gioco che esprimeva Valese, sull'intelligenza tattica di questo Gli altri giocatore. due centrocampisti, abbiamo parlato di Breda e di Bartolomei, tridente d'attacco, Ricchetti alla destra, Il il re del re taglio, del taglio, non c'è stato nessuno nessun'altra come lui. parola. Di Di Vaio abbiamo visto tanti gol, scegli come attaccante centrale Pierino Prati, Prati. sì. Poi hai messo anche delle riserve, riserva di Ricchetti, Arturo Di Napoli, Sì. poi Margiotta e De Vitis, riserve di Prati, e Di Michele per Di Vaio. Questa è la formazione di Giovanni Vitale, La magari porterò a Coverciano. la porterai a Coverciano. C'è un collegamento telefonico. Pronto? Buonasera, Buonasera. sono Ernesto di Altavilla Sinentina. Ciao Ernesto, allora il tuo ricordo sulla Salernitana, un tuo ricordo legato alla Salernitana. Negli ultimi anni, Una partita, un gol, un giocatore. il gol di Dino Fava. quello di tacco. Sì. Quello di Dino Fava con il Modena, quindi un ricordo recente. Bene, grazie a te, continua a seguirci e buon proseguimento di serata, perché è chiaro che adesso stiamo per arrivare
all'ultima grande promozione dei 90 anni della storia della Salernitana, perché abbiamo cominciato con gli anni 40, la promozione in A, poi la promozione in B del 65-66, 89-90 la promozione in Serie in B. La promozione in Serie B del 1994, quella in Serie A del 1998, poi dal 98 al 2008, tanti allenatori, Oddo, Sonetti, Cagni, Zeman, che un po' fu una delusione. No, lo è stato, perché tanta attesa, poi sì, gran gioco in alcune partite, però risultati non esaltanti, in effetti, fino a un esonero. In effetti non è stato, non ha reso per la squadra per come poteva essere le idee del gioco di Zeman. Non ho mai compreso se era un problema di giocatori o l'allenatore avesse perso un po' del suo mordente, del suo modo di fare calcio, perché lo vedevo un po' appesantito nelle idee. Abbiamo parlato di presidenti, di tanti presidenti. Aniello Aliberti è il presidente delle grandi promozioni, ma anche il presidente della conclusione di un ciclo terminato nel peggiore dei modi, nell'estate del 2005, no? Ahimè, è la pagina più brutta dei 90 anni. Dei 90 anni. È vero che negli anni 20 ci sono state per tre stagioni la Salernitana non ha partecipato ai campionati, ma lì ci fu una scelta voluta di quella salernitana pionieristica di non partecipare perché non si sentiva in grado di partecipare. Questa volta invece c'è stata un'esclusione dal campionato, e la cosa ancora più brutta è che gli 3 anni precedenti all'esclusione, per noti motivi, da tutti i campionati, dai campionati professionistici italiani, sono stati 3 campionati da retrocessione, con una retrocessione effettiva sul campo, poi ripescata alla Salernitana. Sto parlando del secondo anno di Zeman, poi con l'arrivo di Varrella. Di Varrella, campionato di B a 24 squadre. Una bruttissima prestazione, addirittura 23 sconfitte in 38 partite. Un record, record un negativo. Bruttissimo negativo. C'è un altro telespettatore in linea, Giovanni. Buonasera. Pronto? Sì, chi è in linea? Mi chiamo Vincenzo, sono di Salerno. Ciao Vincenzo, allora un tuo ricordo. Ma io ne ho tanti, in particolare io abitavo a via Irno, quindi era alle spalle del Vestuti. Come non posso ricordare quei tempi? Io ricordo tutto. E quindi in particolare mi ricordo il signore lì, il signor Vitale, ha fatto una formazione. Io in questo momento faccio difficoltà a fare la formazione. L'ho avuto anch'io le difficoltà. Mi passano tante di quei nomi. Non so, per esempio, il signor Vitale ha messo come centravanti Prati. Mi sfugge il nome. Però io ricordo Mastagrande, per esempio. Quello era un ottimo centravante. E quello lì, per esempio, inventava le partite. Durante la settimana, io mi ricordo che si parlava sempre di lui. Davanti al bastadio, oppure davanti chi accompagnava i giocatori, tutte queste cose che adesso sono finite. Prima si seguiva i giornali, il lunedì si comprava, si vedeva perfino il nome del giornalista, e così si andava avanti tutta la settimana, e si sognava pure la notte la partita, si viveva di Salernitana. Grazie, grazie di questo suo ricordo, di questa sua testimonianza. Giovanni Vitale, noi ci avviciniamo alla fine di questo percorso, ci stiamo avvicinando alla fine di questo percorso, perché stiamo poi per parlare delle ultime 4 stagioni. Il fallimento della Salernitana, arriva la Salernitana dei costruttori, il sindaco De Biase che sollecita Lombardi, i costruttori del Lance, un gruppo di soci che si appassiona alla Salernitana, il primo anno con Costantini e poi con Cuoghi, sfiorata la finale playoff, un campionato in salita, poi l'anno dopo ridimensionamento dei programmi, ma si punta sulla Salernitanità, Coscia e Novelli, risultati non esaltanti nella prima parte, anche se la Salernitana era lì ad un passo dalla zona playoff, fu esonerato, arriva Bellotto, poi arriva l'anno successivo, è l'anno di Fabiani, Lombardi, Murolo, è l'anno della promozione che si conclude con una cavalcata straordinaria, sempre al primo posto, quasi sempre al primo posto la Salernitana, la gara decisiva fine aprile del 2008, Salernitana-Pescara. Vediamo questa clip.